Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui, dinanzi alle scale, proprio qui che Padre Pio ha riferito determinate parole ad un suo figlio spirituale, Padre Gabriele Bove, da Campobasso, discepolo di Padre Pio, che lo accolse a San Giovanni Rotondo nel 1928, era diventato sacerdote nel 1941, ma gli eventi bellici non gli avevano consentito di poter rivedere Padre Pio. Finalmente lui riuscì nel 1945 a poter risalire con la fortuna di avere un passaggio con l'esercito americano. Padre Pio appena lo vide fece festa e soprattutto gli prese le mani, a mani appena consacrate del sacerdote, e le baciò. Rimani adesso con noi un po' di tempo, disse a Padre Gabriele. Subito il Padre Gabriele dice: ma padre, io devo ripartire. Convinse il giovane e così lui riuscì a rimanere qualche giorno in più, riuscì a fargli così prolungare la permanenza per almeno diversi giorni. Una mattina Padre Gabriele, sapendo che un camion militare doveva raggiungere Monte Sant'Angelo, volle andare anche lui per fare questo pellegrinaggio di ringraziamento a San Michele. Eravamo dopo la guerra, e ne parlò con Padre Pio e gli manifestò questa sua volontà, e subito Padre Pio benedisse il suo pellegrinaggio, ma allo stesso tempo gli disse: fai una preghiera per me. Racconta Padre Gabriele che erano tutti e due nella clausura in fondo al corridoio. Padre Pio si affiancò al suo discepolo, ma dopo alcuni passi si girò verso di lui in modo serio. Mi raccomando, hai capito? Prega per me quando sarai ai piedi di San Michele. Un po' meravigliato, il giovane frate rispose ancora una volta: sì, padre, non si preoccupi. Il padre, sempre premuroso, volle accompagnarlo qui, fino all'imbocco delle scale che portano giù verso l'ingresso del convento, per augurargli buon viaggio. Per la terza volta, come sotto l'urgenza di un grande bisogno, disse: mi raccomando, prega per me. Ecco, si girò verso di lui che ormai stava scendendo: mi raccomando, prega per me. A questo punto, non potendo più contenere la sua meraviglia, Padre Gabriele esclamò: ma padre, posso io pregare per uno che si è dedicato all'orazione per il mondo intero? Ciò non mi sembra necessario. Sono io che ho bisogno delle vostre preghiere. E allora Padre Pio lo raggiunse, qualche scalino, lo raggiunse, gli mise la mano sulla spalla con una certa energia e gli disse: voglio, io sto in pericolo più di te. Ed aggiunse poi, tentennando il capo: con il vento della superbia non si scherza. E qui padre Marcellino Iasenzaniro, alla conclusione di questo racconto, scrive: si può applicare a Padre Pio quello che Sant'Agostino dice di Giovanni Battista: comprese di non essere che una lucerna e temette di venire spento dal vento della superbia.